La provincia di Lecce ritorna a promuovere la conoscenza della creatività contemporanea e lo fa valendosi del prezioso aiuto di una delle realtà più importanti e significative del territorio salentino e pugliese, il gruppo Tracce. Gridlocked è il titolo conferito alla prestigiosa mostra realizzata, che sarà inaugurata in data 23 ottobre alle ore 18 presso i suggestivi spazi del complesso museale Chiesa di San Francesco della Scarpa in piazzetta Carducci a Lecce. Le opere esposte saranno quelle del gruppo Tracce e porteranno le firme di Ornella Durini, Fernando e Fulvia Perrone, Massimo Schito e Vittorio Tapparini. Un'ondata di contaminazione, ricerca e misticismo che allestirà contemporaneamente le stanze di San Francesco della Scarpa e resterà visitabile fino al prossimo 23 novembre. L'arte contemporanea di Lecce per fortuna è una cosa viva, reale, ci sono molti artisti di qualità, quelli che hanno fatto storia e quelli che continuano anche ad essere operativi. Finalmente per noi, perché lo facciamo con una programmazione che ci porta a utilizzare la chiesa di San Francesco della Scarpa con interventi alternativi da un punto di vista cronologico dedicati a gruppi molto attivi nella città e che quindi che vogliono dialogare col territorio sulle loro problematiche artistiche e che noi alterniamo con momenti di riflessione sulla più generale storia artistica del Salento. Una città in cui la storia fa da protagonista il barocco, l'arte classica, è arrivato il momento di aprirsi all'arte contemporanea. È una promessa che io ho fatto a dicembre quando si è svolta l'Osservatorio Provinciale della Cultura, la prima conferenza provinciale sulla cultura, perché era una richiesta che veniva dagli artisti del luogo, ed è una promessa quindi credo mantenuta. È una prima finestra sull'arte contemporanea che però ovviamente deve cominciare ad aprire uno spazio piccolo ma uno spazio immenso per l'arte contemporanea. Noi abbiamo lavorato sicuramente per una crescita nostra interiore, una crescita culturale che spero che si trasmetta anche alla città e al Salento. D'altra parte, voglio dire, se la provincia ha promosso questa mostra e ha creduto in noi, evidentemente una crescita culturale da questa mostra ci sarà, probabilmente noi, come ci sarà attraverso le altre mostre che, no, che verranno poi sviluppate nel corso di questa programmazione che la provincia ha creduto opportuno fare.